Allora, Francesco, dietro di te leggiamo il processo, ma per fare un processo servono i giudici, ma soprattutto gli avvocati. Ecco, gli avvocati. E tu non sei un avvocato qualunque, perché sei un avvocato veramente pronto a tutto, senza scrupoli, che aspettava questo processo per omicidio come il processo della vita. Beh sì, è un avvocato giovane, rampante, viene da Napoli, e nel passato la sua famiglia aveva subito un'ingiustizia e credo questo sia anche uno dei motivi per cui ha voluto diventare un avvocato. Si trasferisce a Mantova da giovane e vuole fare la sua escalation nella società, e questa è l'occasione della sua vita. Ed è un'occasione difficilissima, perché difende un'accusata senza avere elementi forti per difendere la sua assistita e cerca, attraverso l'arma della seduzione, dello show, di convincere la giuria dell'innocenza della sua assistita e anche di intralciare il lavoro molto fine della PM. Ecco, tra l'altro questo è un prodotto molto particolare, perché è incentrato completamente sui suoi due protagonisti, ovvero te e Vittoria Puccini. Come lavora un attore quando si trova ad avere quasi tutto il peso sulle proprie spalle di un prodotto? Beh, ovviamente cambia la mole di lavoro, però l'importanza che tu vivi nel creare un personaggio non dipende dalla quantità di presenza che hai in un progetto. La responsabilità è sempre alta, perché purtroppo è una frase che abbiamo sentito molto, però è vero, non esistono piccoli ruoli, e in questo anche, diciamo, il nostro cinema col quale ci siamo formati è l'America, insomma, lo vediamo sempre, spesso i piccoli ruoli sono anche dei ruoli molto delicati e molto difficili da svolgere. Quindi in questo caso ovviamente la mole di lavoro era tanta, il ruolo era difficile, sia quello del PM che dell'avvocato penalista. Le dinamiche della storia sono molto complesse, perché si sviluppano su vari livelli, però è entusiasmante poter riuscire a portare poi a compimento la realizzazione di personaggi appunto così profondi e così sfaccettati. Senti, quale ispirazione hai avuto, quale indicazione, o magari qualche riferimento a personaggi che hai visto tu stesso in magari qualche serie americana? No, quando lavoro io cerco sempre di partire non da ispirazioni legate a progetti già visti o fatti, ma più dalla verità, dalla realtà. Quindi mi sono confrontato con degli avvocati, ho studiato e visto alcuni documentari dove vedevo proprio in azione sul campo avvocati penalisti, e poi c'è stato ovviamente tutto l'aspetto creativo mio, personale, di ricerca, di studio e insomma il tentativo di trovare la chiave giusta per centrare questo personaggio, che a mio avviso è un personaggio che seduce molto e che basa molto sull'aspetto come elemento per potercela fare appunto anche nel suo mestiere. Quindi di questa esperienza qual è la cosa che ti porti nel cuore? Beh, sicuramente la bellezza della fragilità, anche in un contenitore che apparentemente può sembrare molto forte, molto solido. Ruggero attraverserà dei momenti nella serie molto difficili, ed è bello vedere come l'uomo possa essere toccato dalle dinamiche della vita. Dacci un motivo in conclusione, un motivo inedito magari, non banale, per cui vedere su Canale 5 Il Processo. Dovete vedere Il Processo perché è una serie che vi farà impazzire, perché non troverete mai il vero colpevole. Ed è favolosa perché è veramente fatta con grande cura dei dettagli, nulla da invidiare al mercato internazionale. Ci vediamo il 29 novembre su Canale 5 con Il Processo. Ciao. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Ciao.